Abbiamo il piacere di avere con noi l'avvocato Paola Lorenzi, che è coordinatrice dell'Ufficio Studi dell'OVA. Con lei abbiamo voglia di parlare di un argomento abbastanza scottante. Parliamo di liberalizzazione delle professioni. Uno degli articoli, l'articolo 3 per l'appunto, è la famosa, tanto agognata dal cittadino italiano medio, liberalizzazione delle professioni, come se fosse in realtà uno dei nodi cardine della vita italiana. Ci alzeremo e facciamo gli avvocati, o ci alzeremo e facciamo i farmacisti, o ci alzeremo e facciamo i giornalisti, o no, o non è proprio così. No, non è decisamente così, nel senso che liberalizzazione della professione è un termine che viene forse abusato, forse un po' più dal punto di vista giornalistico che non della sostanza, perché in effetti la manovra, in questo articolo 3, in realtà è un solo comma, il comma 5, parla di liberalizzazione dell'accesso alla professione, ma in realtà mantiene assolutamente fermo il principio fondamentale dell'esame di Stato, quindi i professionisti saranno e continueranno ad essere sempre comunque delle persone estremamente preparate, delle persone che poi saranno vagliate attraverso comunque la l'esame laureato, comunque fare la pratica del tirocinio e fanno l'esame e saranno comunque iscritte in altri nuovi. Tra il resto è chiarissima la norma sul punto che fa assolutamente salve l'esame di Stato per le professioni già regolamentate, quelle citate nell'articolo 33 della Costituzione, quindi questa liberalizzazione per cui ciascuno può fare qualunque cosa senza titolo, senza nessun tipo di controllo, non esiste, sarebbe anche deleterio, perché un liberalizzatore di questo tipo sarebbe in realtà un'anarchia totale. Quindi, in caso di assolutamente, disabilità, certo. già oggi, se io voglio fare l'avvocato, non mi vede nessuno. Basta, mi metto che se io mi faccio la mia brava università. Certo. È un attimo che abbiamo il microfono, insomma, prestate anche i microfoni, sono stanchi. Sì, Ma lasciando le cade. cose che capitano, e l'importante è che faccio il suo lavoro. Ma oggi mi faccio la mia brava laurea, mi faccio il mio bravo tirocinio, anche gratuitamente, perché anche noi delle prese del giro sappiamo bene cosa significa fare lo stesso tirocinio, purtroppo in alcune pessime abitudini di non pagare i collaboratori. Dopodiché, questo microfono ha deciso che ci deve dare fastidio, e va bene, posso tenere? cominciamo, chi che legge adesso ce la fa, è il capo. Ma dopodiché comunque io posso cedere, chiunque può cedere, in realtà anche la stessa cosa per i giornalisti, c'è l'iter che rimarrà libero attraverso il pubblicista per il proprio professionista, ma ci sono però due, diciamo, due professioni, tra virgolette, viste male dal pubblico, che sono il notaio, il notariato e il farmacista, quelli sono realmente chiusi. Ma sono chiuso perché c'è un numero chiuso nell'esercizio della professione e infatti questo articolo 3 in realtà dà delle innovazioni anche per quanto riguarda le professioni, nel senso di ampliare molto la pubblicità, quindi nell'ambito del principio di trasparenza totale o anche nell'ambito del compenso che deve essere costruito tra le parti liberamente, quindi voglio dire una certa apertura c'è, ma non è quell'apertura che diciamo, alcuni giornali, diciamo, alcune notizie davano. E la chiusura di Quindi se tutta mi mettono una questa. cornice domani mattina non lo posso fare. Ma allora, in realtà la norma stabilisce che non ci possono essere limitazioni di numero nell'ambito delle professioni a meno che una legge speciale finalizzata a tutelare un particolare interesse pubblico non lo imponga. Quindi una liberalizzazione in realtà probabilmente potrebbe riguardare proprio il numero chiuso dei professionisti che si occupano proprio dell'ambito farmaceutico e del settore notarile. Perché oggi se voglio mettere un tabacco a 50 metri di un altro tabacco, lo posso fare. Certo, infatti la norma, questo articolo 3 parla distinguendo nettamente tra attività professionale e attività economica. E dice che l'attività economica, quindi l'attività, diciamo, l'impresa, è soggetta all'unico principio che è proprio la libertà d'impresa e distingue nettamente dall'ambito professionale e dice che nell'ambito dell'attività economica ci sarà la liberalizzazione praticamente totale, salvo casi particolari, cioè tutte le restrizioni dovrebbero cadere in automatico a decorrere da 4 mesi dall'entrata in vigore della norma. Quindi non è un qualcosa di cui avermi paura, ma in realtà dovrebbe essere un po' di cosa che razionalizza un Certo, ma po' per di più. quanto riguarda la professione noi abbiamo riscontrato effettivamente un
una serie di norme assolutamente positive, nel senso che vanno esattamente nella direzione che i professionisti e gli avvocati avevano già dato qualche anno fa, perché la norma è scritta in maniera tale da recepire effettivamente alcuni principi che noi avevamo già richiesto ed elencato, per esempio l'obbligo di una assicurazione professionale che viene addirittura indicato col numero di polizza al cliente al momento del conferimento dell'incarico per una maggiore area. Speriamo che per il risponi con l'assicurazione se sbagliate qualcosa. Certo, un'assicurazione per responsabilità professionale in maniera tale che se ci fossero degli errori che purtroppo capitano, il cliente ha già la certezza di avere comunque un professionista che è coperto da una polizza con un determinato massimale e quindi se ne sta anche abbastanza tranquillo. A tutt'oggi non è obbligatoria la RC professionale, quindi se qualcuno crea un danno e non ha una sufficiente capienza patrimoniale rischia di non poter risarcire il danno che ha creato. Quindi dopo queste discussioni, settimana prossima lo slogan degli avvocati, non abbiamo lavoro, stiamo chiudendo tutti gli studi legali, non cambia nulla. Anche perché guardi, poi ci sono dei principi ulteriori che vanno nel senso di una maggiore tutela del cliente, dell'utente, che è anche di tutti i nuovi avvocati che verranno nei prossimi anni, nel senso che poi, al di là di questa trasparenza nella pubblicità che dicevo prima, la polizza obbligatoria, ma anche il famoso tirocinio che espressamente deve essere remunerato con un equo compenso di natura indennitaria, questo è quello che avevamo chiesto noi avvocati dell'OVA ancora qualche anno fa, ritengo che siano dei miglioramenti assolutamente positivi e quindi non vedo nulla di particolarmente spaventoso se non appunto questa alea di incertezza che era legata appunto alla originaria liberalizzazione, come cancelliamo l'ordine degli avvocati piuttosto che l'ordine dei commercialisti e dei giornalisti, tutti quanti che in realtà espressamente vengono salvaguardati, anzi, cioè di più, gli ordini territoriali avranno delle competenze che hanno attualmente amministrative, ma a fianco e separatamente dagli ordini con funzioni amministrative ci saranno degli organismi che saranno deputati all'istruttoria e alla decisione dei procedimenti disciplinari. Si era anche parlato di società professionali con soci di capitale, la norma 3 non pare che ci sia questa cosa. No, addirittura proprio la distinzione che viene fatta tra professionisti e attività economiche e imprenditoriali è proprio nel senso di... Vediamo perché vorrebbe potrebbe esserci qualcosa che significa fare una SRL con dei soci di capitale assieme ai professionisti, ma magari chi comanda il socio di capitale. Esatto, questo è il pericolo che noi vogliamo assolutamente scongiurare, per cui le società da professionisti si possono tranquillamente fare, però lo si fa soltanto appunto tra professionisti e non con soggetti esterni che non sono soggetti a un controllo deontologico, che non sono soggetti all'esame di Stato, tutti i controlli, la formazione permanente, tutti questi principi che vengono ribaditi anche nell'articolo 3 della manovra. Quindi ben venga la costituzione di società professionali, però soltanto su professionisti, quindi assolutamente no alle partecipazioni in società che non siano appunto da parte di soci. Questo potrebbe essere visto in realtà come un blocco della carta, no? Cioè dice noi ci facciamo le cose solo per noi avvocati. Ma no, perché in realtà se esiste una norma addirittura costituzionale, per cui per esercitare una professione bisogna superare un esame di Stato, quindi avere una preparazione e avere anche una garanzia di qualità della prestazione professionale, se noi ammettiamo un qualunque altro soggetto che non è un professionista, che non è abilitato all'interno di una società, per esempio tra avvocati, a quel punto la norma viene assolutamente superata e aggirata, per cui alla fine ammettiamo soggetti estranei alla professione all'esercizio di quella stessa professione e chi ci rimette non sono gli avvocati ma sono alla fine i cittadini, i nostri clienti. Che è servito in questo caso. Certo. E sicuramente tra l'altro, siccome poi parliamo di capitali,
questo forse è importante, perché qualcuno potrebbe eccepire e dicesti vabbè, ma io oggi posso fare una farmacia, per fare farmacia ci metto dentro un farmacista e io poi faccio il socio di capitale, quindi perché non farlo con gli avvocati? Ma perché in realtà qui non stiamo creando spazi di lavoro per i nostri figli, quindi per soggetti giovani, stiamo ipotizzando che arrivi un soggetto con capitali e che dia la possibilità di lavorare a dei professionisti, ma il soggetto con capitali non è mica detto che sia un giovane, anzi, proprio perché c'è capitale, potrebbero esserci altre cose. Detto questo, forse è meglio che su questo. Torniamo un attimo agli incipit. Da lunedì in poi emetterete come centro studio d'Europa un documento, qualcosa che dia un beneplacito a questa riforma, o un po' ci state ancora pensando? Cioè, perché poi sappiamo che esistono delle posizioni contrapposte, specialmente con le altre sfere dell'organizzazione. Ma no, questa norma, come l'ho letta e approfondita in questi giorni, in realtà esce proprio da una serie di deliberati già assunti dall'avvocatura, e basta leggere i documenti che sono stati approvati dalla Conferenza Nazionale degli Avvocati di Napoli 2005, quindi è qualche anno, e lì già emergono alcune indicazioni esattamente nei termini in cui dicevo prima. Quindi sicuramente ci sarà da limare qualche cosa, probabilmente ci sarà da aggiungere anche qualche cos'altro, però l'impianto in generale posso dire che è positivo. Poi se l'Assemblea dell'OMA o da altri diranno che non va bene, ne discuteremo, però rebus sic stantibus, la posizione è esattamente quella degli avvocati, ripeto, con alcuni distinguo che sono veramente questioni tecniche che non so se abbiamo tempo e voglia di approfondire perché sono abbastanza specifiche. Va bene, vedremo, saremo sicuramente tutti ad ascoltare quello che succederà la prossima settimana, e questa liberalizzazione è sicuramente uno degli argomenti importanti, insomma, in questa tanto combattuta manovra. Perfetto, per il momento la lasciamo libera, è agosto, andiamo a goderci un attimo di libertà di ferie, che l'abbiamo presa durante le ferie. Barbara Lorenzi, abbiamo qui una delle parti dell'organizzazione.